Ciao, sono Kiko di B00. In questo episodio di Java in 2 minuti vi spiegherò i metodi e le variabili statiche. I metodi statici sono dei metodi che non necessitano di un oggetto per essere eseguiti, quindi a differenza dei metodi non statici non possono operare sugli attributi di un determinato oggetto, ma possono essere eseguiti semplicemente richiamando il nome della classe, appunto il metodo statico. Questo potrebbe essere utile per esempio per la stampa di un array di palle creato nell'episodio precedente, in quanto è necessario lavorare su più di un oggetto e non su uno specifico. Se ci riflettiamo, non è utile creare un oggetto di tipo palla solo per stampare gli attributi dell'array degli oggetti, passato come parametro, appunto perché non abbiamo necessità di accedere agli attributi dell'oggetto con il metodo per stampare. Quindi per creare questo metodo statico scriveremo public static void stampa palle, fra parentesi palla, palle, for, aperta parentesi palla, palla, due punti palle, sistema.println palla. Le variabili statiche invece sono delle variabili il quale contenuto rimane uguale fra i vari oggetti. Quindi potremmo aggiungere un contatore di quante palle sono state create, aggiungendo nella classe palla public static int contapalle e nel costruttore contapalle più più. Un'altra cosa molto importante da ricordare è che i metodi statici non possono vedere e modificare gli attributi non statici, ma invece i metodi non statici possono sia vedere sia modificare il valore di un attributo statico. Se il video ti ha aiutato a capire l'argomento, lascia un mi piace, altrimenti lascia un non mi piace. In ogni caso, puoi sempre commentare per aiutarmi a migliorare i video futuri.